musica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo jingle salutiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Buonasera e benvenuti alla seconda puntata della nuova stagione di Indifferenti. Io non mi trovo a sinistra, torno al tuo ruolo. Torno a destra? Cioè. Siete sintonizzati su www.radiobaiano.it. Questi Indifferenti, come vi ho già detto, e vi terremo compagnia per un po' di tempo. Io sono Francesca, insieme al mio fidato tecnico alla regia Nino. Tecnico alla regia, tecnico all'audio, al video, a tutto. Tecnico anche all'ansia. È un tutto fare, quest'anno si sta comportando talmente bene che non ci sono minacce di licenziamento. Infatti rischio di prendere la promozione quest'anno, di passare anche a tecnico dell'acqua forse. Sì, sì. Se tutto ti impegni probabilmente forse passerai tipo, anche a livello successivo. L'idea successiva sarebbe che tipo se viene qualche ragazza in radio mi fai avere il numero di telefono suo. No, non funziona così. Anche oggi vi facciamo conoscere un po' di musica indifferente e insieme a noi abbiamo Linguine di Daphne. Buonasera a tutti. Ciao amici. Ciao. Lascio a voi le presentazioni individuali. Ah, bene. Quindi mi devo autocelebrare. Sì. Vabbè. Allora, io sono Dagon Lorai e rappresento Linguine di Daphne questa sera, che sono insieme a Dario, al contrario, che è il batterista. Innanzitutto potrei dire che il nostro non è un progetto, diciamo, di sola musica. Anzi, abbiamo sin dall'inizio cercato di avere una visione più lungimirante, più ampia e lungimirante. E per cui è capitato che nel corso degli anni abbiamo cominciato ad annettere allo spettacolo nuove forme, nuove, no, non nuove, ma per noi nuove forme d'arte, quali la pittura, teatro, danza, la recitazione, la video installazione, la video arte, la poesia. Poi si sono succeduti parecchi artisti all'interno del progetto e ci tengo sempre a dire che è qualcosa di più ampio e non mi appartiene in quanto, tra virgolette, leader, ma sono soltanto, diciamo, il più assiduo frequentatore di Linguine di Daphne, che non è né il titolo di un film porno e nemmeno una pietanza, ecco, un piatto prelibato da gustare con le vongole. Esatto. La scelta dell'ispirazione alla statua del Bernini, sì, è stata voluta o casuale per quanto riguarda la scelta del nome da dare al gruppo? Sì, questa è una domanda che sovente ci viene posta, no? E dico sempre che è stato l'occhio del chitarrista Egon Vic, che è stato con noi fino al 2013. Ha suonato con noi fino al 2013. Lui intorno al 2003, quando è cominciato a nascere questo desiderio in noi di unirci come menti, lui nel 2003 è rimasto folgorato dalla visione ad altezza uomo, diciamo, del Linguine, della statua. E quindi lui ha scritto anche un racconto che parlava di questa cosa. Adesso non ricordo bene nel particolare, ma lui ha dato il nome ispirandosi in questo senso. Io poi nel corso del tempo ho fatto mia questa cosa, abbiamo fatto nostra questa cosa, intendendola anche come l'irraggiungibilità della comunicazione, della mediazione umana, questo fatto del non capirsi, e quindi non ci si riesce, ecco, a unire veramente in amore, questa parola che ho detto così. E quindi Linguine di Daphne è anche questo, l'effigie dell'irraggiungibilità moderna, di una quiete, di una pace e dell'amore, sempre tra virgolette. Prima abbiamo parlato del fatto che miscelate musica, teatro, poesia. E come trovate il giusto equilibrio fra tutte le forme d'arte attraverso cui vi esprimete? Cioè, come fate a non apparire, se vogliamo, dispersivi? Qual è il segreto? Il segreto è uno solo e vale per tutto, secondo me. Non è un segreto, anche perché non potrei dire che non siamo dispersivi, non potrei dirlo che non lo siamo. Però il fatto di esserlo stato,
di essere stati sempre piuttosto ridicoli, piuttosto fuori dalle regole. È quello che ci ha reso raffinato, ecco, e ha reso possibile una stratificazione esatta, come, no, come le stringhe, come l'universo. L'universo funziona perché ci sono queste stringhe che sono perfettamente allineate, ma talvolta si scontrano e danno vita all'universo. Questa è la teoria, diciamo, una delle teorie. E la stessa cosa equivale, diciamo, sulla Terra e anche nelle piccole cose come noi. Cerchiamo semplicemente di essere uniti e di dare spazio attraverso un fil rouge, ma bellissimo. Un fil rouge. Questo, prima, sì, sì, lo dico sempre, una parola proprio del mio comunque, vabbè, cerchiamo di rimanere, ecco, di avere uno stile, rispettare uno stile come fanno tutti gli artisti o i presunti tali. Avete dei riferimenti non solo musicali, ma anche letterari, sì, in generale artistici di riferimento? Sì, diciamo che abbiamo cominciato leggendo, ecco, De Sade, ne parlavamo prima che cominciasse la trasmissione, i classici di adolescenziali, quali sono Baudelaire, Rimbaud, i poeti maledetti in genere, Morrison, Franco Battiato, che metto tra i poeti maledetti. Niente, non abbiamo fatto nulla di straordinario in realtà, siamo stati solo sempre noi stessi, quindi non posso dire di essermi ispirato, anzi non voglio fare citazioni, odio fare citazioni, ma purtroppo a monte c'è sempre la questione che seguo la linea del disimparare, del non voglio più sapere. Sono 2 anni che non leggo più un libro, né io, e non so Dario, tu hai letto? Sono analfabeta. Ok, lui non sa nemmeno scrivere. Cos'è un libro? No, è una cosa che si usa per far livello ai tavoli. Ah, nel lontano, sì. Si usava nel lontano, sì, sì, 90. Un oggetto sconosciuto di più. Anche a me, perché adesso siamo un po' tutti così a respirare l'energia, diciamo, della creatività, perché in questo periodo è molto difficile continuare a stare sereni e a farlo. Passo alla prossima domanda. No, perché cioè, è difficile. Cioè, io sto notando una cosa, perché poi non ho messo una cosa giusto. Allora, prima avete sentito, cioè prima della puntata e tutto, avete visto un oggetto che è un po' inusuale in una radio, diciamo. Sì. Poiché l'anno scorso Francesca aveva una sua rubrica. Sì. Una rubrica che con il tempo inizialmente era una bella rubrica. Era una bella rubrica. Col tempo è diventata portatrice d'ansia. Ma molto, molto, molto ansia. Quindi quest'anno, per cercare di renderla un po' più particolare, sì, abbiamo esteso la rubrica l'intera puntata. L'intera puntata è l'ansia. Ah, ok. E noi abbiamo, si chiama Xanax questa rubrica. Noi abbiamo questo oggetto. Ah, fantastico. Che serve per richiamare l'attenzione noi, cioè meglio lei, quando è diventata troppo ansiosa. Ah, ho capito. Quindi, perfetto. Può anche servire per me, perché io sono nel momento di difficoltà. Sì. Voi suonate questo oggetto. Okay. E io vinco, perché ho Francesco. Ok. Io sto cercando di, di convincere la Treccani, Zanichelli, chiunque, di mettere alla parola ansia la fotografia di Francesca. Ah, perfetto. Quindi, si potrebbe cominciare da Wikipedia. Esatto. Poi questo giustamente è proprio un campanello classico stomanico nero, bello. Bello. Quindi, ma anche se sentono troppo caldo e hanno bisogno di una pausa, se anche sono le mie orecchie come questo. Arriverà anche l'inserviente suonando. Non lo sappiamo, forse appare Ramiro. Apparirà Ramiro all'improvviso, quindi va bene. Questo è estremamente logico che è Ramiro che si è girato in una radio. Sì. Non sappiamo cosa fa. Ramiro. Noi intanto facciamo una pausa, facciamo ascoltare a chi non conosce l'Inguina di Daphne un po' della loro musica e cominciamo ad ascoltare Idrolitina. Noi torniamo tra poco, sempre su www.radiopaiano.it, sempre con Indifferenti e con l'Inguina di Daphne. Attenzioni alle lividi labbra,
grandissimo tecnico alla regia Nino Masi. Mi sono fatto male il ginocchio per chiudere la porta. Ah, mi dispiace. Quindi no. Per premiarti. L'assicurazione me lo paga? No. No. Per premiarti ora condurrai tu l'intervista. Allora, io, visto che abbiamo ascoltato un brano, sì. Il primo brano abbiamo ascoltato è Idrolitina, la domanda io che già avevamo parlato in macchina, loro hanno fatto una scelta un po' particolare. Una scelta di usare due voci che sono due voci, non è una prima e una seconda voce, ma sono due voci, diciamo, tutte e due molto forti, che si combaciano alla perfezione. Questa scelta da dove è nata? Perché? C'è da dire che la cantante è la mia compagna da moltissimi anni, quindi abbiamo sempre fatto cose insieme. Lei è stata la persona con cui ho avuto modo di affrontare tutte le finestre nella musica e nell'arte in genere. È stata lei a tenermi per mano in questo periodo e quindi abbiamo sviluppato questa, come posso dire, questa sinapsi continua tra me e lei, che ci ha portato comunque ad avere personalità diverse e definite, però che combaciano, come dici tu, bene, perché è tanto tempo, cioè c'è stato un modo che questa cosa avvenisse, attraverso lunghissimo tempo, cioè sono almeno 15 anni che cantiamo, anche all'inizio canticchiavamo insieme, era qualcosa di molto diverso da quello che è adesso, però col tempo si è raffinata la tecnica e abbiamo saputo dare spazio l'un l'altro conservando con quella ognuno la propria peculiarità e poi lei chiaramente canta benissimo, cioè nei Linguini di Daphne fa il 2%, perché c'è da dire che i brani spesso sono scritti sulla mia base tonale, cioè la mia tonalità, perché sono un pessimo cantante, quindi occorre fare questo per ottenere, diciamo, la canzone, che la cosa importante per un gruppo è fare le canzoni, soprattutto per un gruppo. Cantautore è un'altra cosa, ma chi sceglie di avere un gruppo deve fare le canzoni. Le canzoni talvolta esigono di silenzio e stasi di qualcuno, cioè a volte un elemento più importante è quando si sta zitto magari che quando suona. I testi li scrivi soltanto tu oppure partecipano anche gli altri alla stesura? No, i testi li scrivo io, perché non saprei fare altrimenti, cioè non riesco a scrivere con i testi degli altri, è difficile. Io non ho mai fatto giorno di lezione personalmente, la musica la conosco in maniera tra virgolette superficiale. Sei uno di quelli che scrive di getto oppure modifica spesso? Non modifico spesso, faccio le cose nel tempo e nel modo giusto, semplicemente. Giusto per me, chiaramente. Cioè, perché in realtà non saprei nemmeno come spiegare magari a qualcuno come si scrive una canzone. Lo so spiegare a parole mie, ma lo faccio, però quello è importante. Diciamo che il vostro, chiamiamolo progetto, anche è lungo, siete ormai suonati da 11 anni insieme, sì. Quindi con 3 album, 4 EP, 3, sì. 3 spettacoli, sì. come vi siete evoluti nel corso del tempo? Sì, prima di tutto abbiamo cambiato formazione, poi abbiamo cambiato testa, desideri. Siamo forse, non so se l'unico, diciamo, gruppo, siamo partiti con qualcosa di estremamente concettuale, con un'identità definitissima, cioè c'è l'album, ad esempio c'è Decadanza, che è un album realizzato con me pochissimi mezzi, ma che ha una storia molto grande, un racconto, è una cosa abbastanza complessa di fattura, ha avuto una genesi complessa. E poi siamo arrivati piano piano, ecco, ad apprezzare la forma canzone, a decidere di settorializzare i suoni e di rispettare talune regole che permettono la penetrazione del messaggio, che fanno sì che il messaggio si introietti più profondamente in chi lo ascolta. Non so dirlo più semplice, scusatemi. No, è troppo lungo, chiedo scusa.
E niente, questa è stata la nostra, il nostro cambiamento. Non voglio chiamarlo evoluzione perché sarebbe pretenzioso. Semplicemente siamo cambiati, abbiamo deciso spalleggiare la chiarezza. Siamo partiti da qualcosa di molto informe, pieno di colore, bello. Così però abbiamo cercato di... siamo svestiti un po' da tanti orpelli che giudichiamo totalmente inutili e appesantiscono soprattutto e rendono il messaggio incomprensibile, invisibile. Quindi posso dire una grande verità, ma se c'è un velo davanti non la vedo. Parliamo invece dell'ultimo album, I danni del desiderio. Sì, sì. Questo desiderio che citate spesso, tra l'altro anche dal vostro nome, Apollo impazzisce di desiderio per la bella Daphne, esatto. No? Che valore ha per voi il concetto di desiderio e quello di bellezza? Ecco, questo, guarda, hai toccato, dicendo la parola bellezza in successione a desiderio, hai anche delineato gli ultimi cambiamenti, che il nuovo album parla appunto di alla bellezza come parola chiave. In tutte le poesie esiste una parola chiave. La nostra è stata, per quanto riguarda i danni del desiderio, per il prossimo album è la bellezza, che poi magari ne parliamo dopo. I danni del desiderio è nato proprio da un'esigenza gigantesca di denunciare una situazione che non è politica prettamente, perché non siamo in grado, non abbiamo la personalità così, non siamo così grandi in maniera culturale da poter criticare. Semplicemente abbiamo espresso disappunto sulla modernità e sul consumismo, che anche quello è emotivo, consumismo emotivo, e raccontando quello che accade ad andare troppo appresso al desiderio, per dirla in parole povere, che ogni desiderio genera un danno, cioè una cosa che è assodata, penso che lo sappiano tutti, ma comunque continuiamo imperterriti a rendere così barocca la nostra vita. Infatti la copertina ci raffigura come personaggi inquietanti e barocchi, davanti a una tavola imbandita, simulando una specie di ultima cena, che è veramente l'ultima. E non è che abbiamo espresso, attenzione, delle cose, dei pensieri chissà quanto nuovi, sono cose che non cambiano mai, sono almeno 40 anni che si parla di questa, della situazione rovinosa, della sovrappopolazione, del consumismo e della tecnologia che ammazza tutto e tutti. Quindi la stessa cosa è racchiusa in quell'album, spieghiamo semplicemente i danni del desiderio. Cioè, non è molto semplice, come Magritte che diceva: io ho dipinto dei pani in volanti solo perché ho dipinto dei pani volanti. Quali danni e desideri? Non c'è nessun significato nascosto. Se uno fuma le sigarette e sa che gli fanno male, cioè può anche smettere di fumare. Io ho semplicemente, insieme ai ragazzi, ho cercato di esprimere questo concetto: non fumate, questo è in senso, non fumate, capito, niente. Invece passiamo invece al prossimo lavoro. Sì, il prossimo lavoro, per continuare la storia da passare dal desiderio e bellezza. Ora, a me mi fa piacere perché vuol dire che il nostro lavoro riesce a suscitare una fascinazione che ti fa arrivare, perché tu hai detto la parola chiave anche da bellezza, si chiama Venere non è bella. Quest'album, perché Venere non è bella? Perché? È perché in realtà tutto ciò che vediamo non è come appare, cioè la cosa più scontata del mondo. Però mi sembra chiaro che la gente faccia fatica a ricordarselo, anche se è la prima cosa che uno la mattina deve tenere a mente. Deve dire: quello che vedo non è quello che è. E negli ultimi, diciamo, anni ho avuto modo di lavorare diciamo nel mondo dello spettacolo, non come artista chiaramente, ma come addetto ai lavori, e anche ad un altissimo livello. Non cito esattamente dove ho lavorato per evitare qualunque tipo di polemica, non mi interessa, però in quel periodo ho maturato, almeno personalmente, per la parte testuale, ho maturato dei pensieri molto negativi rispetto al mainstream, soprattutto italiano, perché sono soltanto una razza di farabutti, ladri,
meschini. E l'unica cosa che posso citare è il luogo soprattutto. Critico fortemente anche nell'album, in maniera sempre poetica, attenzione, metaforica, perché la cosa più importante è la poesia, perché sennò voglio fare il cantautore criticone, anzi, sempre poesia. Però quello che volevo dire è che non è possibile che nel 2016, all'alba, cioè, di un'era incredibilmente ricca, ci sia ancora la centralizzazione del mondo dello spettacolo, soprattutto parlo del mondo dello spettacolo perché noi ne facciamo parte, tra virgolette, ci sia questa centralizzazione a Milano in 3-4 km quadrati, praticamente il centro sarebbe il centro direzionale di Milano, nel centro direzionale avviene tutto, avvengono tutte le magie della TV, le magie dello spettacolo, della musica, i grandi, le rockstar, tutti questi personaggi qua. E, che in realtà sono una macchia indelebile proprio sulla faccia dell'Italia artistica. Cioè, ci dimentichiamo che siamo il popolo del Rinascimento. Adesso il Rinascimento è stato, diciamo, in vari punti d'Italia. Adesso siamo arrivati a in un chilometro esiste la risposta io sono particolarmente adirato, quindi mi mancano le parole, vorrei esprimere molto molto disappunto, però l'unico modo che ho trovato è stato quello di scrivere quest'album e niente, avrà anche una sorpresa grafica, ci sarà una bella sorpresa grafica che spiegherà anche in senso figurato quello di cui parliamo, ed la curerà Giuseppe Barbato, che è un fotografo gigantesco. Quando campano. Uscirà? Allora, in realtà doveva uscire fine settembre, ma chiaramente, come succede sempre, abbiamo slittato perché vogliamo prendere ancora più sul serio la cura di questo, lo chiamo prodotto, ma non perché è un prodotto, ma perché è prodotto, nel senso creazione, diciamo creazione, è meglio. E questa creazione vogliamo rileggerla ancora nuovamente prima di essere, dobbiamo essere sicuri, perché il messaggio è importante, se il messaggio non filtra non va bene, si deve ricominciare da capo e rivedere le cose finché non sia la punta della lancia non sia ben puntita. A proposito di bellezza, anche se le citazioni hai appena detto che non ti piacciono, Dostoevsky nell'Idiota diceva: la bellezza salverà il mondo. Sì. Voi quanto e in che modo vi sentite partecipi di questa missione? È molto difficile. Io devo dire la verità, con tutto il rispetto, non credo a questa cosa. La bellezza non è che lo salva, lo può soltanto lenire. Cioè, gli può dare come. Può semplicemente fermare come si dice, la fuoriuscita di sangue, la ferita, niente di più, perché soltanto la giustizia sociale può cambiare il mondo. Beh, proprio la giustizia sociale, nient'altro. L'arte serve soltanto a denunciare e come si dice, a rielaborare, ecco, i lutti quotidiani, perché ogni volta è un lutto, ragazzi, le persone hanno dei problemi giganteschi, anche quelle ricche. Altrimenti mi sparo tutte le mie cartucce subito. Prima di ritornare a ascoltare i ragazzi dal vivo, facciamo ascoltare un altro pezzo a chi ci ascolta dall'altra parte. Esatto. Allora andiamo, Creta. E noi torniamo sempre fra poco all'Indifferenti su www.radiobaiano.it con Linguine di Daphne.
bambino, hai avuto dei problemi fuori? Un po', qualcuno, sto controllando un poco. Abbiamo ascoltato anche nel viaggio, subito dopo, e quindi ne approfittiamo per parlarne un po'. A proposito del viaggio, collegandoci al fatto che anche nel video di Trollitina, no, sì, per festeggiare questi vostri 10 anni di attività, c'è stato questo mix di delle immagini più belle dei vostri 10 anni. Sì, c'è esatto. Stato un momento che cioè il momento che ricordate con maggior piacere rispetto agli altri? In realtà se ne sono tanti, c'è cioè tantissimi, faccio fatica a ricordarli tutti. Però le cose che mi ricordo maggiormente sono gli scherzi notturni che ci facevamo l'un l'altro, diciamo, nei primi periodi. Quello che posso dire è che abbiamo viaggiato tantissimo. Prendevamo questo furgone a noleggio, 9 posti, e carichi di ogni genere alimentare, ogni strumento musicale. Abbiamo girato, diciamo, l'Italia tanto. È stato molto bello, questo è stato un periodo veramente interessante. Ricordo veramente con piacere le volte in cui abbiamo suonato in Toscana, che ritengo essere una regione favolosa, cioè ricca, non in senso di denaro, ma in senso di bellezza, ecco, proprio la parola chiave di questa sera. E c'è stata una volta in cui, quando abbiamo aperto il concerto del Teatro degli Orrori, vicino Pisa Marittima, ecco, e lì suonammo, all'inizio facendo una cosa abbastanza concettuale con il teatro, ci dilungavamo anche per 20 minuti senza interrompere mai la performance dal palco. L'impianto audio era magnifico, tecnicamente ci sentivamo perfetto, era molto bello. E ricordo che dopo un brano dove noi cadiamo, facciamo questa cosa che c'è un brano dove noi, come se morissimo, insceniamo una morte improvvisa, cadiamo, e quello è l'unico momento durante quella performance dove si può, diciamo, applaudire. E noi ci aspettavamo, diciamo, un applauso, ma non l'applauso che ricevemmo, che fu una cosa che ci fece lacrimare veramente. Dopo nessuno ebbe il coraggio di dirlo, poi dopo abbiamo parlato e dicevo, io ho pianto quella volta, io ho pianto, perché c'era tantissima gente, ed è stato bello. Come si dice, non si è mai profeti in patria. Noi qui abbiamo sempre molti problemi ad accattivare, tra virgolette, il pubblico, non ci riusciamo tanto, mentre quando andiamo fuori così c'è meno, come posso dire, meno preconcetto, non so nemmeno io, non saprei dirlo. Semplicemente ricordo questa cosa, questa è una delle cose che ricordo con piacere. Sì. A proposito di viaggi, se voi aveste a disposizione una macchina del tempo, in che epoca vorreste essere trasferiti e perché? Io ogni volta che cammino, tipo, ci sono spesso volte che camminando qualcuno mi rammenta la mia, capito, il mio aspetto un po' ottocentesco. Quindi se dovessi scegliere, preferirei sicuramente l'Ottocento, in quanto ancora un'epoca romantica dove si usava ancora la buona maniera, il buon parlare, e non si usava il petrolio ancora. Tu, Dario? Niente, io bazzicherei di periodo in periodi, quindi sai, una sosta di 10 anni nell'Ottocento, altri 10 anni nel 49 dopo Cristo, quindi fino al futuro. C'è un problema, il 49 dopo Cristo forse non ritorni più. Però c'è stata la macchina del tempo. Però c'è stata la macchina del tempo. Ma... magari non capito proprio durante l'eruzione del Vesuvio. Quindi... No, perché poi ricompari proprio qua, non ci sono zona più. Zona rossa sismica, quindi. Hai risolto? Tu non hai risolto? Continua. No, io stavo controllando, cioè se tutto andava bene. Va tutto bene? Quindi se i ragazzi volessero suonare, tu potresti riprendere? Sembra di sì. Quindi noi riprendiamo, speriamo bene. Però bene, per il mio bene e per il bene di tutti. E per il bene di mia madre quando tornerò a casa. Mamma, c'è un problema, non lo voglio dire. Però io, mi passiamo la campanella, per favore? Sì. Ecco il momento. Cioè io l'ansia. Hai perduto un punto. Sì,
autogol questo. Sì. Autogol. Meno uno. Cosa ci fate ascoltare, ragazzi? Adesso vorrei portare un brano che si chiama All'alba ed è contenuto nel nuovo, nell'album che uscirà, quindi è la prima volta che lo suoniamo. Ne faccio una versione chiaramente ridotta da ogni cosa, molto semplice. E racconta di come, di tutte le volte che mi sono ritirato alle 5 del mattino a casa e ho visto, diciamo, l'alba come una donna, un'anima, ecco, che mi tendeva la mano. Quell'ultima ora di notte è sempre stata per me motivo di pensiero, di tanti pensieri. Fatto giusto un assaggio, così. No, a me è piaciuta. Grazie. C'è stato un segnale di pericolo sulla testa. No, sudavi freddo ad un certo punto. No, perché punto. È apparsa una strana barra che adesso vado a controllare il perché. Cosa ne pensi intanto tu? Un po' di commenti a caldo di Nino. Mi stai chiedendo il momento sbagliato. Pensa che i suoi strumenti non funzionano da me. Eccola. Calma, calma. No, io non vedo l'ora di ascoltare Venere non è bella, comunque non vedo veramente l'ora di... Sì, sì, prodotto da First Floor Factory, cioè Marco De Falco, è un disco di canzoni che speriamo possano arrivare a più gente possibile, perché il significato è profondo, può aiutare, ecco, di allenire il male di qualcuno, non tanti, perché sarebbe molto bello, ma non per me, ma per le canzoni sarebbe bello. Parliamo invece adesso un po' degli spettacoli. Siete anche stati alla Rassegna Elementi con uno spettacolo un po' particolare. Sì, sì. Spiegaci un po' cosa c'è dietro l'organizzazione di questi vostri spettacoli multimediali. Ok, più di cosa c'è, ma chi c'è? Chi c'è? Perché giustamente io a volte ho delle idee e queste idee a volte non prendono forma se non attraverso i ragazzi, ovvero io ho proposto di portare il significato profondo della, diciamo, dell'aggettivo trappano, che qui, diciamo, a Napoli, ma magari se qualcuno ascolta
non del non, non campano, non capisce. Trappano è, vuol dire qua e qua qua toccafone, non so. È qualcosa di brutto ma pulito ma brutto, ecco. E noi abbiamo fatto questa performance che si chiamava I Trappani dall'Occidente, perché abbiamo protestato adesso su una cosa molto grave, serissima, cioè la questione dell'immigrazione, e non tanto l'immigrazione perché tutti ne parlano, ma più che altro quello di cui abbiamo noi fatto protesta attraverso la performance I Trappani dall'Occidente è stato l'atteggiamento dell'Europa. L'Europa è colei, perché gli do un'identità unica, che fanno schifo tutto quanto, è colei che si professa paladina della giustizia e della democrazia, mentre in realtà sono i più grandi assassini del nostro tempo. Si sono dimenticati forse i tedeschi che 70 anni fa hanno quasi sterminato un popolo, hanno distrutto una generazione, hanno segnato non persone, hanno segnato l'epoca, il mondo, il futuro, il passato, se lo sono dimenticati. Il Mediterraneo è diventato di nuovo una tomba, però non ci dimentichiamo che adesso siamo nel 2015, la gente ha i cellulari in mano ma ha il cuore di pietra, cioè, non ho capito questa cosa. E noi abbiamo protestato riguardo questa questione, riguardo figure politiche, non politiche, che sembrerebbe sempre, non voglio parlare di quelli, siamo noi colpevoli, perché io che decido di comprare un'automobile di 80.000 euro dovrei pensare prima che questi 80.000 euro in un paese dell'Africa o in sì, no, ma anche in sì, in un paese dell'Africa possono essere motivo di sopravvivenza per un villaggio di bambini. Quindi bisognerebbe fermarsi e riflettere e aiutare gli altri. Quindi tutto questo, I Trappani dall'Occidente, per spiegare, per dire una cosa, aiutare gli altri, anche le persone più vicine a sé. Noi abbiamo colto l'occasione della vicenda immigrazione per raccontare il menefreghismo e quanto siano cafoni gli italiani e gli europei insieme. E ci siamo vestiti completamente di bianco, abbiamo estratto i dialoghi teatrali da uno spettacolo di Gaetano Battista, che fa il teatro con noi, che è la parte teatrale, e lui e Danina Montella hanno fatto questa battaglia verbale teatrale con i testi da Candido, che è uno spettacolo di Gaetano Battista, con dei testi scritti da Danina Montella. L'uno rappresentava l'uomo che, non so, che rinsavisce e decide comunque di, si fa domande, comincia a capire che la responsabilità è anche sua, è anche mia, è tua, è sua, è di tutti noi la colpa di quello che avviene adesso. Non è l'ISIS in realtà, siamo noi il vero ISIS. E poi i dialoghi di Daniela, che erano l'antitesi, cioè erano il Salvini della situazione, diciamo così, poverino, è pure una pedina marcia lui, poverino, mi dispiace per lui. Comunque, detto questo, abbiamo fatto questo spettacolo centrato su questa battaglia che stiamo portando, e spesso l'abbiamo fatto anche in maniera molto feroce, perché si smuovesse almeno un poco di gente che noi riusciamo così a catturare nell'attenzione. E a volte mi dilungavo più nel parlare che nella musica per queste performance, e più nel teatro che nei suoni e nelle immagini, perché stavolta bisogna veramente fare qualcosa. Io l'unica cosa che so fare è questa, i ragazzi uguali, cioè come Gaetano Battista, Daniela Montella e tutti quelli che ci sono ancora, che sono Alexandre Scelucco al basso, Salvatore Ciniglio alle tastiere, ai programmi, al pianoforte, e Alessia De Capo alla voce. E siamo tutti uniti sotto questo aspetto, crediamo molto in questa cosa che stiamo facendo. Per questo abbiamo abbandonato il nostro consueto essere così un po' gotici, un po' barocchi così. L'abbiamo abbandonato per descrivere esattamente come la gente, le facce pulite
degli occidentali. Infatti eravamo truccati di nero, come avevamo il volto come se fossimo siriani. Io mi definii dal palco il fratello algerino di David Bowie. E questo per stemperare, però la cosa è stata seria, mi ha toccato molto. Io non nego, perché sembra brutto, strano a dirsi, ma io ci ho pianto, ho visto delle cose, delle immagini, e non parlo di quelle che si vedono adesso, ma di cose che, in maniera più defilata, cioè di come al largo vengono recuperate queste barche e la gente viene trattenuta con le mazze per non farli salire poi sulle barche, con le mazze come i topi, cioè le mazze, lo ripeto più volte perché è importante, cioè le mazze, e loro non hanno fatto niente, semplicemente sono nati in un'altra parte del mondo, però non hanno fatto niente, non si sa, non c'è notizia di tafferugli riguardanti la loro gesta di vandalismo, non c'è niente. Cioè quello che ho visto è gente ferma sugli scogli. Io nella stazione di Milano ci sono stato quando c'erano quelle persone, lo so che significa. Quella gente non avrebbe torto il capello a un neonato, veramente. Quella gente vuole solo vivere, scappa dalla guerra, e la guerra non sta solo in Siria, cioè i problemi non stanno solo in Siria, stanno pure in realtà, cioè, qui a Napoli. Cioè c'è gente che vorrebbe scappare, cioè. Io vengo da Ottaviano, un paese devastato dalla camorra, cioè mangiato dalla camorra, dove adesso tutte le attività commerciali sono appartenenti alla camorra. E io vorrei fuggire da lì, cioè io pure mi sento. Io infatti siamo è sottotitolato lo spettacolo che abbiamo fatto, I Trapani dell'Occidente, com'era? Scusatemi, cerco di ricordarmi, è importante. In cerca di asilo musicistico, diciamo, profughi dall'Occidente in cerca di asilo musicistico, ecco, ora mi riveniva, un po' lunga, perciò solo per questo. Visto che tu il tuo posto, ti vedo un po' provato. Abbastanza. Io ero rapita dal discorso. Stavo sentendo e mi sentivo, pensavo alla mia. Visto che comincia a fare un po' caldo e vedo molti accaldati attorno a me, facciamo un'altra pausa per ritornare poi subito. E ascoltiamo un pezzo un po', diciamo, di un album precedente. Ascoltiamo Sussurri Antropomorfi. Molto bello. E torniamo tra poco con Linguine di Daffy. Aspetta lo fine di qualcosa.
smette mai di respirare. Sono tostate in varie, questo piatto di manchi demoniante, anticlericale, come reso la mia madre, che non smette mai di respirare. In nomine Patris et Filii. Siamo tornati. Sì, io devo fare come la fine della canzone, c'è un annuncio. Io faccio annuncio che forse funziona la reflex. Forse abbiamo scoperto qual è il problema. Poi, se succede ancora, non è colpa mia. Quindi, mamma, se stai ascoltando. Zia soprattutto. Zia e mamma, Adele, che avete entrambi pagato la mia reflex, l'abbiamo già mandato in assistenza una volta. Forse se sarà l'eventualità, ci sarà l'eventualità di mandarla una seconda volta, però non è sicuro. Oppure comprare, consigliatemi dal mio nuovo amico, una Black Magic. Se la voglia, se la vuoi, credo, ma giusto, cioè non è, non per forza. Io non credo che Adele sarà d'accordo. Non sono stato io a dirgli, ovviamente, no, della Black Magic, che è una grande macchina da ripresa. Adele, la suono per te. Io infatti non ho detto il nome di chi me l'ha detto, è un mio amico di passaggio. Con i baffi come i miei, perché? Per pura casualità, mi ha detto, sai, vedi, hai un problema. Black Magic, appunto. Sì, ma anch'io la consiglio, sì, se posso, sì, intromettermi. No, ma poi devi. Non la conosco proprio bene come strumento, ma so che ho ascoltato prima che parlavi con questo amico. Sì. E la consiglio perché ha dei neri bellissimi. Quindi dopo mando la registrazione a mia zia. Ha una domanda da fare, sì, allora la domanda mia era, parlava di elementi, e io volevo parlare un po' della scelta anche di come nella sua strategia di alcuni video, la scelta anche di come vengono rappresentati. Infatti io quelli che ho visto, di quali sono stati colpiti, sono in particolare su 2020 e anche i danni del desiderio, che c'era anche un backstage un po' particolare. Sì. Che sono stati molto interessanti, perché comunque anche Creta, dimenticavo Creta, cioè questa scelta anche di curare molto nel particolare anche il video. È importante, perché non si può credere nel tempo di adesso, perché bisogna avere il piede del 2000 e non nel 900, importante. Siamo nel 2015, quindi adesso la multimedialità è la prima forma di comunicazione.
non esiste più qualcosa di slacciato, cioè non esiste poter solo scrivere o soltanto suonare o soltanto, se qualcuno ha l'esigenza chiaramente di comunicare, se uno quindi ha l'esigenza di comunicare e vuole dire qualcosa, deve riuscire a farlo nella maniera più consona. Sì. Adesso è importante curare anche l'aspetto immaginifico e l'immagine proprio, cioè è importante riportare in un ambiente che adesso tutti hanno la possibilità di vedere in qualunque luogo, in qualunque momento, un'immagine, è una cosa che parte dalla Bauhaus, cioè voglio dire, sì, da tantissimi anni, e c'è stata un'escalation del mass media, ecco. Il mass media funziona con la multimedialità. E questo è stato, diciamo, il sentore che abbiamo avuto, e abbiamo deciso quindi di curare ogni particolare, perché se l'attenzione del fruitore non viene catturata da un suono, può essere catturata da un colore o catturata da un... perché questo è una corsa, guardie e ladri, sì. Questa, l'arte è anche questa, anzi la comunicazione, perché poi l'arte invece è quando questa guardia e questo ladro cominciano a parlare, cioè, ovvero l'opera e il fruitore devono comunicare perché avvenga l'arte. Questo è una cosa, un principio incontrovertibile, non si può dire che non è così. Quindi abbiamo avuto bisogno sempre di fare questa cosa, e più ci piace perché ci piace l'estetica proprio in tutte le sue forme, amiamo il buon gusto, amiamo la sperimentazione, l'orpello per esempio ci piace tanto, ma lo usiamo non in maniera errata, o almeno ci proviamo a non usarlo in maniera errata, lo usiamo più nell'immagine, perché serve a spiegare, invece di usarlo magari nelle parole, che prima usavamo parole molto più ricordanti. Sì, ma poi roba che si trova solo nei vocabolari, nei meandri profondi di un vocabolario pulcioso. No, niente, abbiamo scelto la semplicità, quindi, e la multimedialità, quindi ciò che non si può dire, per esempio. Faccio un esempio perché poi non so, a volte non sono sicuro di essere chiaro, a volte come in questo. Se io dico ti do questa penna, vuol dire una cosa, se ti elargisco questa penna ne vuol dire un'altra. Allora, se io mi metto a scrivere elargisco, lui pensa sempre dato, ma non è dato, vuol dire è consegnato con un'estrema gentilezza, cioè vuol dire con cura, con gentilezza. Allora questo è il fatto, siccome non lo posso scrivere più elargire, voglio dire dato, dico dato, ma ci metto un'immagine oppure un vestito che spiega quella cosa, un movimento, cioè una gestualità, semplicemente questo. Dove non può arrivare più solo la parola o solo l'immagine, arriva tutto insieme. C'è come la coralità, una specie di comunismo artistico, sì, che tutto insieme, come un buon alveare, funziona. Quindi chi decide, secondo me, di voler comunicare, no? Perché poi ci sta chi vuole suonare, va bene, mi sta bene, però chi decide di lanciare un messaggio deve tener conto di queste cose, altrimenti non si può lamentare e dirmi però non mi sta a sentire, io dico delle cose, faccio delle cose. Tu in realtà non fai niente, faresti meglio andare a lavorare prima di tutto. E secondaria cosa, se devi fare una cosa devi fare con il criterio adeguato, perché se no suona e basta, o dipinge e basta, o... È importante questa cosa da chiarire. Prima abbiamo ascoltato Sussurri antropomorfi, che è un brano di un vostro disco precedente. Che effetto vi fa ascoltare dopo tempo le tracce vecchie? Sì, la prima cosa è stata riascoltare l'outro, no? La parte finale con la proclamazione di Papa Ratzinger al magistero della Chiesa Cattolica. E niente, e mi è venuto in mente un fatto assurdo, ma non so nemmeno spiegarlo, cioè ho provato una sensazione strana di ascoltare, soprattutto adesso in radio, in maniera un po' distratta. Mi rendo conto che spesso non riuscivo, almeno io, parlo per me, a comunicare davvero quello che volevo dire. Vedi, se ne ritorna il discorso di prima. Penso sicuramente che quindi se potessi tornare indietro, sì, c'è qualcosa che vorrei
No, no, modificare mai. Semplicemente riconosco che avevo nel 2009, che avevo, cioè avevo 24 anni, 23 anni, ero ragazzino, quindi più ragazzino di adesso. E no, ci sono state tante cose. Rifarei tutto, sì, di questo disco, perché è registrato con un computer di 512 megabyte di RAM. Microfonino dell'inglese, cioè si intende quello lì che usciva nelle raccolte, cioè 4 euro, non so quanto costasse, e registrato con pochi mezzi, e nonostante quello ha un carico emotivo e una forza, però chiaramente ha un'incompletezza, qualcosa di incompleto, ma è bella l'incompletezza, cioè voglio dire, Leonardo da Vinci, no, Michelangelo ha terminato la sua vita con la poetica dell'incompleto, dell'indefinito, giusto? È la stessa cosa, cioè noi siamo così piccini, però cerchiamo di fare lo stesso. Sempre parlando della vostra musica, tutti i vostri brani, tutti i vostri album sono sotto licenza Creative Commons, no? No, in realtà no, perché purtroppo ci sono delle dinamiche discografiche. Però lo facciamo perché io non ho problemi, in quanto posso criticare, cioè, da qui a domani l'operato della SIA. A me non mi interessa niente che la SIA, io se potessi rinuncerei, però non posso farlo. Infatti io appoggio molto il Creative Commons come solista, come Dagon Lorai, sì. Solista. Io tutti i miei album sono tutti pubblicati, sono 10, non sono pochi, sono 10 tutti pubblicati in Creative Commons, sì, questo sì. Gratis. Pensi che il copyleft possa essere una buona alternativa al copyright? Cioè, che ne pensi? Comunque ultimamente molti artisti stanno facendo un ricorso sempre più maggiore alla licenza a Creative Commons, al copyleft. Mm. Tu che ne pensi? Guarda, su questo si potrebbe citare, diciamo, un caro amico di Subcava Sonora. C'è sempre da dire che la Creative Commons potrebbe essere, però io ne dubito fortemente, perché purtroppo non è la bellezza che salva il mondo, ma i soldi. Il copy va bene per chi comincia così, ma non può avere futuro, perché l'unico modo perché venga propagata una canzone, venga propagato un artista, così venga dato in pasto alle persone, all'opinione pubblica, è perché fa fare denaro. Quindi col copyleft non è uscito ancora nessuno. Non uscirà mai nessuno, probabilmente. Mi dispiace, anche se io ci starò sempre, io sono il primo, cioè sono tipo come non so, a breccia di portapiglia sta là, capito? Avanti. Però ci sarò, però tipo sono molto, però mi piace sognare tanto, sarebbe bellissimo che le persone dessero: mi piace la tua canzone, ti do 10 centesimi, un euro, ti do qualcosa. Ma in realtà la gente vuole soltanto avere le cose gratis, vuole pagare soltanto la Apple, solo quello gli interessa, dare i soldi soltanto alle multinazionali, delle sigarette, alla Apple, questo interessa alle persone, non di aiutare magari un ragazzo, non noi, dico, un ragazzo che scrive canzoni, niente, anche perché c'è una, come si dice, una cappa, una nebbia di gente che suona. Non è roseo il futuro per quanto riguarda copyleft. Ultimamente è uscito un articolo in cui si diceva appunto che Napoli è molto fertile dal punto di vista musicale, però sono pochi quegli artisti che riescono ad uscire fuori dal confine campano. Sì, ti prego di darmi una museruola adesso. Sei lì, c'è sempre lui. Parte adesso tocca a me, vado io, la mia ansia parte. No, spero di non arrabbiarmi troppo rispondendo. Guarda, Napoli c'ha i migliori artisti, tutti, pure quelli che detesto, perché ci sono tanti che detesto proprio, però devo riconoscere che anche il peggior napoletano del sud va, non solo i napoletani, perché veramente il sud è la ricchezza più grande d'Italia, cioè forse l'Europa non lo sa, l'Europa da troppo pesco, cioè fa fare l'Expo, cioè da aiuta per fare l'Expo, aiuta Milano, aiuta Verona, aiuta. Tant'è vero che il nostro caro presidente del Consiglio è andato in America e non è andato invece in Sicilia, dove c'era una manifestazione importante. Puglia.
in Puglia è una cosa importantissima, cioè il sud viene sempre tenuto un po' così alla larga della società italiana. E niente, io sono un po' prevenuto, sta cosa preferirei a passare avanti, perché no, veramente, perché a Napoli è bello, c'è un sacco di cose, soprattutto artisticamente, ci sono molti artisti, però non sappiamo stare insieme, nessuno di noi. Non sappiamo stare insieme, non è manco la rete, è proprio la. Noi siamo come, vedi, i neuroni nel cervello, siamo. Però ognuno non lo sa, non lo sappiamo di far parte tutti i neuroni, non lo sappiamo, di un grande cervello. Pensiamo soltanto all'individualità, questa egolalia, no? Ognuno parla sempre di sé, anch'io lo sto facendo adesso, questo è il guaio. È come se avesse suonato la campanella. Sì, adesso sì. No, allora non mi fare domande su. È un pareggio questa. La devi ammettere. Io non pensavo mai di dover suonare, l'ho fatto anch'io, però. Ma io l'ho detto, cosa ho detto? No, non si può mai sapere. No, perché poi devo aggiungerlo, perché mo. Avendo vissuto l'ambiente anche milanese per qualche tempo, artisticamente. È proprio molto, il livello è molto basso, quindi loro dovrebbero essere, in quanto punta dell'iceberg artistico musicale italiano, quelli là più sotto l'occhio del ciclone. Sì. Cioè, che fra l'altro vengo a sapere che Bastianich, il cuoco Bastianich fa i concerti, fa sì, cose. Vabbè. Poi non è nemmeno un cuoco. Non so che sia, cioè, sì, non lo so, per però dire. Comunque si dei concerti, è bella cosa. Uno che parla come Mal. E viene acclamato in Italia, perché cioè non ho capito, Mal dei Primitives. Va bene, e comunque posso rispondere così. Vorrei poter rispondere facciamo come Bastianich. Facciamo anche Furia dopo, perché dicevo per ritornare al discorso. Trovo veramente pessimo che coloro i quali sono sul crine, diciamo, della visibilità artistica italiana, fanno della musica veramente brutta. Io sono stato in un locale e una persona a fianco a me stava suonando un gruppo, non dirò niente, io chi sono, dirò soltanto che non era un granché, cioè si impegnavano molto, ma non era un granché, non mi emozionava tanto, non era. E il tizio a fianco a me ha cominciato a dire: ah, questi sono proprio forti, tra i migliori a Milano. Ah, bene, ho detto, minchia, se questi sono i migliori. E non credo che sia colpa loro, perché hanno ottime strumentazioni, perché hanno le tasche molto più gonfie. Non è un luogo comune, ma è la verità. I luoghi comuni sono le pizze e il mandolino al sud e la nebbia a Milano. Le verità sono che loro hanno più soldi di noi, quindi possono permettersi molto di più come strumentazioni. E in realtà suonano anche bene. Il problema è che non hanno i guai che abbiamo qui al sud, ok? Quella è l'unica cosa. Quindi se loro potessero, se si potesse invertire l'Italia e girarla al contrario, uno la prende e mette lo stivale al contrario, ti faccio vedere come tutto lo schifo esce, però dal culo, cioè da quello che era il nord. Esatto, farei diventare per un po' il sud, diventano molto bravi loro. Cambiamo argomento. Qual è il vostro rapporto con il pubblico, con chi viene ad ascoltare, cioè come recepisce le vostre canzoni, il vostro spettacolo? Allora, vabbè, ci sono due. Allora, la prima è che pensano sempre che abbiamo un atteggiamento altezzoso, un po' così, ma è una cosa che smentisco totalmente. Anzi, io sono uno che parla dialetto, che fa, cioè, capito? Tranquillo, vivo come gli altri, faccio cacca e pipì come tutti. Cerco mai di dimostrare una superiorità, niente, anzi, è proprio perché mi sento una merda, cerco di tirarmi su e fare del mio meglio. Quindi quello che vedete è soltanto il mio tentativo continuo di andare via dal baratro delle preoccupazioni quotidiane di tutti i giorni. Col pubblico, io, poi noi siamo un'entità e quindi ognuno di loro ha un rapporto particolare. C'è chi è più sulle sue, qualcun altro invece dimostra sempre molta amicizia. Però le persone cosa fanno? Chi ci ascolta per la prima volta solitamente ha sempre un po' di,
sempre un po' interdetto, soprattutto prima. Adesso molti altri gruppi stanno facendo questa cosa di mettere il teatro, la musica e la videoinstallazione. Anche altri gruppi lo stanno facendo, e quindi è diventata una cosa più, una prassi più consolidata, cioè quindi c'è un protocollo conosciuto, lo si percepisce in maniera diversa. Ma tanto tempo fa, cioè fino a 10 anni fa, abbiamo avuto fischi, pomodori, cioè di tutto, perché cioè, abbiamo cominciato a fare questa cosa, io che recitavo una poesia di Baudelaire in un cartone, una scatola di cartone, mentre qualcuno dietro di me suonava malissimo, fra l'altro. Cioè voglio dire, è stata, diciamo, particolare, c'è stata un'evoluzione cromatica, no? del rispetto delle persone verso il nostro lavoro. Adesso sono molto contento perché finalmente c'è un piccolo seguito che ci apprezza davvero e sta a sentire ciò che diciamo. Quello mi piace, mi fa molto piacere. Non pensano più, ah guarda quello, guarda questi costoro cosa vorrebbero fare. Noi non vogliamo fare niente, noi facciamo delle cose, non è che vorremmo, noi facciamo delle cose, poi c'è qualcuno che le apprezza, qualcuno molto meno. Però io spero tanto di conquistare con il mio lavoro e con il lavoro dei ragazzi, e con quello di tutta la produzione, del fotografo, tra poco entrerà anche Enzo, Vincenzo De Angelis nella nostra squadra, cioè veramente, cioè abbiamo una squadra numerosa, arriviamo a 12-13 elementi, c'è Laura Arcudi, una delle più brave ballerine di Tribal Fusion del Sud Italia, cioè non so se mi spiego, cioè è una cosa gigantesca, cioè ogni volta che la vedo danzare, cioè, mi sento rinascere, dico sì, faccio quello che voglio in questo momento. Diciamo, con le persone rimangono anche esterrefatte, perché talvolta siamo riusciti tutti insieme, attenzione, a fare delle cose veramente belle. Cioè che io ho detto, cacchio, ma siamo noi, sì, siamo noi. Siamo noi. Prendiamoci un'altra pausa, sì, prima di tornare per la parte finale del programma, e facciamo ascoltare questa volta Piangi Pioggia, e noi torniamo fra poco per l'ultima parte di Differenti su www.radiobaiano.it insieme all'Inguinatità.
No!
bellezza e un vento che ti accarezza lento. Porta con sé tanti piccoli ami. Questi, come un vento, ti strappano via la carne. Questa è come se fossero tanti pensieri. Ci vorrebbe una catastrofe, un maremoto. Bisognerebbe lasciarsi scannare con il sorriso sulle labbra. Altre dei Dani del Desiderio nella mia playlist da viaggio in macchina. Ah, che bello, che bello, che onore.
come ho detto l'altra settimana, come ho fatto io, visto che il viaggio in Vesuviana è molto 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 nel lungo, viaggio in Vesuviana nel viaggio in Vesuviana io ho ascoltato Linguine di Daphne e io ci ho fatto proprio un disco con le canzoni. Ho riempito la memoria a 32 GB piena dei pezzi lingue, tutti i pezzi, anche quelli ancora che non abbiamo scritto. Io l'album nuovo già lo tengo già sul telefonino. È vero tu non lo tieni, è vero ce l'ha. No, io fatto, ma che mi dovevi chiedere cosa ne pensi della canzone? Avevo già il complimento da fare, non me lo chiedi. Dai, cosa ne pensi? Allora, io questa canzone l'ho ascoltata in tutte le versioni possibili e immaginabili. No, lui conosce a memoria, sì, il vostro video, sì, di Invito a cena da Jax. Tutto quello che dite, sì, io l'ho consumato. Sì, perché hai cucinato anche in pratica. No, perché sono rimasto impressionato dalla capacità di Alessia, giusto? Sì, di andare quella parte più in sopra, cioè quando lui cantava, sì, dice, ma cazzo, cioè, ma che cazzo ci facevo? È impossibile, è fantastico. Vabbè, questa è la sua maestria. È la sua maestria. Lei poi, infatti, avevo proposto, lo dico, stavamo aspettando vicino al camioncino dei panini, ho detto a sto punto la puntata facciamola qua fuori, ci mangiamo pure il panino, cioè, i panini, i tavolini ci stanno, sì, era bella come cosa, sarebbe stato molto bello all'aperto, non sto caldo qua però dentro. Non fare il modesto, mi hai detto parola per parola tutto quello che Dagon ha detto. L'ho detto, ma perché io l'ho consumato, perché io lo ammetto, no, sono rimasto ipnotizzato, spero di aver detto cose buone, diciamo. No, sono rimasto ipnotizzato al video, sul serio. Cioè, sono vabbè, cioè, allora, beh, quando vengono? Poi in quel video eravamo anche un po' colorati, sì, ci eravamo vestiti con il colore della speranza, diciamo. Parliamo un po' dei prossimi live. Questa è una cosa interessante, ci tengo a dire che questa settimana, la prossima, intesa, diciamo, da domani al venerdì dopo, è ricca, molto ricca di appuntamenti. Siamo stati graziati artisticamente perché avremo modo, io domani personalmente suonerò nell'orchestra di 40 chitarristi al concerto di Teo Teardo da Bellino, e sono stato scelto e suonerò. Ci saranno tanti altri chitarristi e bassisti che conosco, veramente bravi, cioè, oltre che amici, sarà una cosa bellissima. Il giorno successivo Alessia De Capua, fortemente voluti dal maestro Beppe Barra, canterà, si esibiranno insieme all'ensemble di Fabio Fiorillo, del maestro Fabio Fiorillo, a Procida, all'interno del premio Concetta Barra, che è una cosa molto importante e che personalmente mi riempie di gioia, perché Alessia è quella, forse il talento maggiore di noi. Noi la oscuriamo. Invece con Fabio Fiorillo, col maestro, riesce a trovare una nuova dimensione, anche perché fanno musica quattrocentesca, passano in rassegna le composizioni di maestro De Simone, Roberto De Simone, della Gatta Cenerentola, per chi non conoscesse questo genio ancora in vita, fra l'altro. Mi raccomando, buttate via i dischi di Babier, come si chiama? Justin Babier. One direction. Sì, l'unica direzione che dovrebbero. Vabbè, ok. Vabbè, dillo, no, per dire, no, perché se lo riesci di, lo puoi usare. Vai a dire, ah, ok. Francesco, ho recuperato. Su a due. Comincia a funzionare. No, vabbè, bisognerebbe gettare via i dischi brutti e farsi una cultura, perché ci sono delle cose gigantesche, come il maestro De Simone, qui, diciamo, al sud. E per concludere gli appuntamenti, apriremo il concerto di Morgan del 24 al Soundgarden, alla Fiera d'Oltremare, e questa è una cosa che mi riempie di gioia, perché è un caro amico, un grande amico e un grande artista, quindi noi avremo questo onore gigantesco di poter aprire il suo concerto. Quindi ci sono un po' di cose per questi ultimi giorni, così. Però ricordiamo che per conoscere gli altri appuntamenti, per sapere meglio quando uscirà il nuovo disco, possono seguirvi sulla
sì, è una cosa piuttosto consueta. Abbiamo anche un sito internet, ma diciamo su Facebook ci si trova. Io invito più che altro a vedere i videoclip, non per fare numero, perché poi qua c'è la questione della polemica visualizzazioni, eccetera, una cosa del mio tempo pessima. Io invito a vedere per capire meglio semplicemente quello che vogliamo dire, non perché mi interessi di avere più visualizzazioni o più amici. Semplicemente ascoltate e fate vostra questa cosa, cioè nel senso, non nemmeno divulgatela, ma semplicemente parliamone, nel senso attraverso questa la canzone, ascoltate la canzone, potete parlare con voi stessi certe cose che accadono e magari uno si sente un pochino meglio attraverso le nostre cazzate musicali, non è che no, abbiamo le grandi verità. Noi anche il problema delle risoluzioni a cose dei miei video. Certo. Noi invitiamo soprattutto ad ascoltare l'inno di Daphne, esatto. E ad acquistare soprattutto i dischi, perché è importante dare una mano alla musica differente, certo, che noi sosteniamo. Confermiamo tutto. Mi dispiace sempre quando finiamo. Se vuoi vediamo la domanda extra sempre pronta. Vai. C'è un'ultima domanda, la facciamo, sì, così. Sì. Allora, date a tutti quanti tre buoni motivi, sì, secondo i quali noi, l'ascoltatore che magari ignora è una buona musica, sì, per quali deve ascoltare? Quali sono? Tre buoni motivi. Tre buoni motivi, la formulo meglio io perché non si è capito. Io vado per esempi, è molto chiaro. La prima cosa è che facciamo una cosa che è una festa. I nostri concerti sono delle piccole feste. Non vi aspettate di trovare qualcosa di aulico o di estremamente altezzoso, complicato. No. È una cosa che intrattiene. Sono spettacoli che intrattengono. Quindi veniteci a vedere, punto primo. In secondo luogo sarebbe interessante che ci si soffermasse, diciamo, sulla parte estetica, perché è bello, cioè, non nel senso, è anche bello perché ci lavorano delle persone che sanno farle le cose, quindi ci sono ottimi spunti proprio per la buona estetica, anche quella visiva, e in più perché, ve lo giuro, mi inginocchierei, ma noi siamo veri, quella è la cosa, ve la metto al primo posto. Quello che diciamo è quello che facciamo, non ci stanno sante. Io sono inattaccabile, almeno personalmente, a livello artistico, in questo senso, vero, cioè quello che dico lo faccio. Cioè, da solo ho scritto interi album sulla questione, capito? Quindi quando faccio schifo sono il primo a dirlo e lo si legge in tutti i testi, almeno personalmente. I ragazzi, capendo questa cosa, e la condividono e la pensano uguale. Quindi noi siamo veri, cioè anche deficienti, idioti, tutto quello che volete, ma veri. Quindi se dovete ascoltarci perché siamo veri. Mi sembra un ottimo motivo. Io già m'ero convinto col video. Da tempo. Noi abbiamo concluso questa seconda puntata della nuova stagione di Differenti. Ringraziamo Dagon e Dario per essere stati con noi, per averci fatto compagnia. Vi invitiamo ad ascoltarli perché sono davvero bravi. E devo ricordare che la replica di questa puntata sarà in onda domani alle 11 su www.radiobaiano.it, però entro domani mattina la troverete già su YouTube, quindi la potete ascoltare quando e come volete. I video che abbiamo fatto, io vado a preparare anche un piccolo extra che abbiamo fatto. Bravissimo. Cerco di recuperarlo, visto che la reflex ha fatto un po' anche quelli, quindi qualche scherzetto. Cercheremo di recuperare l'extra, lo prometto. Stasera e domani sul nostro canale YouTube, quindi seguite la nostra pagina perché li postiamo sempre lì. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle ore 20, con Jennifer Valentine Blossom, questa giovane cantautrice. E rinnoviamo l'appuntamento a giovedì. Ringraziamo ancora l'Inguine di Daphne. Noi come chiudiamo? Chiudiamo con un altro pezzo dell'Inguine di Daphne e ascoltiamo I danni del desiderio. A giovedì, ciao!
pensieri che scopersi essere leggeri. Ho bevuto la notte interamente, fra i carni macellati, fiori che ho bruciato lentamente. Annegherò, annegherò, annegherò nel mondo che fuori ai tuoi occhi. Annegherò, annegherò, annegherò nel mondo che fuori ai tuoi occhi. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la